Ecco, ingegnere, i prossimi avvenimenti invece quali saranno? Diciamo, i prossimi avvenimenti prevediamo di effettuare una gita, chiamiamola così, per la metà di settembre, per la prima metà di settembre, che ci vedrà andare a Ravenna e quindi a, diciamo, un po' a pubblicizzare la nostra associazione anche in quella sede. Poi gli altri eventi li promuoveremo nell'immediato futuro, visto che comunque la nostra annata sociale è appena iniziata ieri, quindi questo a dimostrare anche che già siamo in campo pronti a fare qualsiasi cosa, quindi non so. Tra l'altro Federico, ho partecipato anche a un'esperienza con Leo, era per la sensibilizzazione. Esattamente, questo è il tema di sicurezza stradale. Una cosa molto divertente che era un campionato di kart a Latina. Ti è piazzato bene? Sì, sono arrivato terzo, quindi terzo una gara e quinto all'altra, perché il fratello del regista è arrivato terzo, quindi è un passo dal podio alla fine. È un passo dal podio. No, questo è, come diceva Alessandro, il nostro tema di sensibilizzazione che effettuiamo a livello nazionale e prevede una sensibilizzazione per quanto riguarda l'utilizzo nel casco nei giovani di età compresa tra i 14 e i 18 anni, ma anche una campagna di sensibilizzazione contro l'abuso di alcol sempre nei giovani, che è purtroppo un fenomeno sempre in costante crescita, e noi stiamo cercando a modo nostro, essendo soprattutto un rapporto giovani con giovani, di evitare che questo accada. Quindi attività divertenti che nello stesso tempo toccano degli argomenti profondi, insomma. Esattamente, ci divertiamo però facendo del bene, ma anche, diciamo, favorendo un approccio giovani. Se conoscete ragazzi di età compresa tra i 12 e i 18 anni, e i 30 anni, scusate, se ci volete far conoscere, saremmo ben lieti di espor loro le nostre finalità, così come potete vedere anche sul volantino che abbiamo messo sul tavolo. Ecco, e anche da casa potete vedere tutte le foto della loro attività, quello che fanno e quello che svolgono. Sì, sul sito www.portaleo.it lì troverete sicuramente maggiori informazioni di quanto io vi possa dare in pochi minuti. Quindi vi invito a visitare il nostro sito e a seguirci nelle attività dei prossimi mesi. Quindi ringraziamo l'ingegner Berti per quello che ci ha proposto e per quello che deve svolgere. Grazie a voi per l'attenzione, vi auguro un buon proseguimento. Grazie. Grazie mille. Che facciamo adesso? Bene, Matteo. Andiamo in pubblicità? C'hai fame? Hai rotto un tubo intanto? Andiamo in pubblicità. È meglio, va. Matteo, questo è il servizio redazionale di questa puntata. Siamo in piscina, pronti per spogliarci. A ripresa sarà io che sguazzo. Oggi ci troviamo qui all'Ippocampo Sporting Life, in questa bellissima giornata di sole, con tanta gente qui a bordo piscina. Siamo qui con Silvana, responsabile dell'area comunicazione e marketing dell'Ippocampo, a cui volevamo sottoporre qualche domanda. Abbiamo saputo che quest'anno festeggerete il 22esimo anno di storia. Sì. Solo per citare qualche numero, 3.000 soci quest'anno. A che cosa è dovuto tutto questo successo? Beh, innanzitutto buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti e grazie tra l'altro di questa possibilità di poter scambiare due parole e poter rendere manifesto un pensiero nostro dell'Ippocampo. Sicuramente noi quest'anno, il 10 ottobre, compiremo 22 anni di storia. E qual è il segreto di questo successo? Io credo, inevitabilmente, conosco l'Ippocampo da tantissimi anni, ho imparato a conoscerlo da ragazzina, proprio come cliente e poi come responsabile appunto di questo settore. Credo che il segreto sia dovuto a una commissione di motivazioni. Non può non essere sicuramente citato il fatto che l'Ippocampo è l'unico centro polifunzionale nella zona.
Attualmente ha un impianto originario di 1800 metri quadrati, attualmente qui ne avremo poi 6000 metri quadrati e quindi è innegabile il fatto che abbia comunque scontato da parte propria l'inesistenza nelle zone limitrofi di impianti similari, quindi questo sicuramente ha agevolato l'ippocampo, ma dall'altra parte la commissione di elementi quali la familiarità, quale sicuramente il senso di stima, di amicizia con il cliente, che all'interno dell'ippocampo poteva trovare non soltanto il modo di effettuare sport e di praticarlo in un ambiente salubre, in un ambiente dove potesse anche staccare la spina da quello che è poi, se vogliamo, la vita quotidiana. E, attualmente l'ippocampo ha avuto, grazie a un lavoro durato 22 anni, la possibilità di fare questo salto di qualità e di arrivare qui allo Sporting Life. Ecco appunto, il passaggio a una struttura molto più ampia come quella allo Sporting Life, che vantaggi può comportare, e quei vantaggi effettivi? Certo. Credo che il vantaggio di un impianto così allargato, perché attualmente qui avremo 6.000 metri quadrati, quindi 6.000 metri quadrati con la possibilità di godere di tanto spazio, con tutte queste piscine, queste sale fitness, dà però la possibilità alla famiglia verso la quale noi abbiamo sempre puntato, perché ripeto, il segreto secondo me è proprio questo, abbiamo puntato sempre a cercare di soddisfare le esigenze tipiche della famiglia comune, noi cerchiamo di dare servizio non soltanto ai bambini ad esempio dai 4 mesi in su con il baby nuoto, ma ci prendiamo cura dei bambini dai 3 anni con la scuola nuoto, dei senior la mattina, nonché ovviamente dei giovani e dei meno giovani. In un impianto di questo genere la famiglia tipo, avendo un servizio che verrà fornito, non dico 24 ore su 24, ma insomma dalle 8 di mattina alle 23 di sera, è sicuramente un servizio enorme, potrà sicuramente trovare qui e ritagliarsi qui quello spazio che fa per ognuno di noi. Quindi è normale che ad esempio la ristorazione, la possibilità di festeggiare un evento insieme, quale può essere un compleanno, o di poter vivere semplicemente l'aria aperta, è chiaro che tutto questo sicuramente, siamo convinti, porteranno i nostri soci a rimanere fidelizzati con noi, e ci auguriamo anche di poter crescere ulteriormente con loro, anche perché una cosa su cui teniamo sicuramente, che va detta, il successo dell'ippocampo è dovuto sicuramente a uno staff altamente professionale che ha alle spalle e a un lavoro che è stato fatto da noi, ma i primi sono i clienti che ci hanno dato fiducia e che hanno continuato a volerci bene e a rimanere con noi comunque tanti anni. Questa calda giornata estiva testimonia le parole che ha appena detto Silvana, abbiamo visto tante famiglie passando, tante famiglie, tanti bambini che si divertivano a bordo piscina. E per concludere ti vorrei far aggiungere una data, sì, che è quella del buon rientro, giusto? Sì. La data del buon rientro. Allora, noi aspettiamo tutti i nostri clienti e non, i nostri carissimi soci, il 30 di agosto, perché è quella la data di apertura del nuovo centro e del nuovo impianto qui allo Sporting Life, dove sarà il primo giorno proprio dell'ippocampo Sporting Life. E è una data che per noi sarà importante, ma la data fatidica, per ovvie motivazioni, per noi sarà il 10 ottobre del 2010, quindi 10-10-2010, giorno in cui compiremo 22 anni e giorno in cui faremo una grandissima festa di inaugurazione. Ci sarà una giornata intera dedicata a un numero elevatissimo di attività in cui aspettiamo non soltanto i nostri soci, ma aspettiamo tutti voi, anche perché vorremmo che prendesse più possibile nota di quello che è oggi l'ippocampo, con il passaggio che si sta per verificare da un impianto sicuramente bellissimo, ma comunque di 1800 metri quadrati, a questo che all'interno dello Sporting Life è di 6000 metri quadrati, al progetto che abbiamo, perché non vogliamo fermarci qui, e di arrivare unitamente allo Sporting Life a quello che sarà un impianto che comprenderà all'incirca 80.000 metri quadrati, e con esso diventeremo il più grande centro sportivo del centro Italia. Sì, quindi diventerà una facility per gli 80.000 abitanti che costituiscono l'Interland Tramentana, Monterotondo e paesi limitrofi. Per cui ringraziamo della gentilezza e della disponibilità Silvana. Grazie mille. Grazie. E salutiamo tutti i nostri telespettatori. Ragazzi, ho finito l'intervista.
Mi sono fatto il bagno, Matteo, mi dispiace, la prossima volta vieni te. Vieni te? Guarda qua, guarda come sto, con sta callaccia, con i pantaloni. Non va bene così, produzione, non va bene. Qui da Mentana, dallo Sporting Life, Ippocampo, è tutto, a voi la linea.